pensate, gli anticorpi degli anziani guariscono proprio nella famosa spagnola. Noi abbiamo utilizzato per primi, diciamo, gli anticorpi per l'AIDS e d'altra parte noi sappiamo benissimo che le prime SARS, quella del, diciamo, del Medio Oriente in particolare, che è il 36% di mortalità, i soggetti guariti hanno salvato quelli, diciamo, affetti da malattia. A maggior ragione in Lombardia le uniche città che si sono salvate dalla fine di marzo in poi sono Pavia e Mantova perché hanno utilizzato la sieroterapia. Sono queste cose, diciamo, che però io ho intervistato il dottor Scirto qualche giorno fa, mi diceva che non ha ancora, come dire, proprio la plasmaterapia una valenza scientifica perché non c'è stata una sperimentazione sufficiente, insomma, da... Mi dispiace che diciamo sia tutta la scelta, per cui lui ha utilizzato quell'artrite reumatoide, questo anticorpo, per dire che è monoclonale, contro questa situazione. E se dice questo, lo dice in malafede, perché lui è una persona troppo intelligente per non dirlo in malafede, nel senso che il suo, diciamo, tocilizumab blocca la cosiddetta tempesta dei linfociti. Che cosa vuol dire questo? Che praticamente noi, se abbiamo la sieroterapia che è stata approvata ormai dalle aziende farmacologiche dell'Inghilterra, degli Stati Uniti e dell'Italia, che hanno bocciato il tocilizumab, cioè questa, per così dire, scoperta di Ascelto, che non ha scoperto un niente, perché l'hanno usata i cinesi prima, e tutto sommato chi l'ha usata in Italia sa bene che purtroppo non fa niente. Senta professore, quindi per chiudere a questo punto, per chiudere, aggiungevo che l'agenzia italiana del farmaco ha bocciato la sperimentazione di Ascelto, questo è ufficiale. Volevo chiedere, quindi a questo punto che ci sia un vaccino, no, è utile? In certo senso sì, perché quando avremo il vaccino, noi già due terzi della popolazione sarà già immune. Deve sapere che quei famosi, diciamo, soggetti che hanno avuto la SARS del 2002-2003 sono protetti immunologicamente da questo Covid-19. Questo ovviamente succede non da noi, che non ne abbiamo avuto nessun caso, ma succede, diciamo, da Hong Kong in poi con 26 nazioni. Lei sa, ed è l'ultima cosa che le chiedo, che queste sue affermazioni, insomma... Sono scientifiche, non ho nessuna cosa di particolare. No, io non ho la competenza per stabilirlo. Però, come dire, volevo dirle per chiudere che naturalmente dividono queste sue affermazioni, fanno discutere, no? Perché... Ma fanno discutere chi non sa niente. Ecco, bravo. Bisogna considerare che la virologia, quando io ero studente, era da due pagine nel mio esame, passata a 40 pagine. Successivamente io ho fatto solo l'esame di virologia, io praticamente ho fatto la mia tesi sulla virologia, io ho fatto la libera docente di virologia, io ho avuto la prima cattedra di oncologia in Italia nel rapporto virus tumori per la prima volta, oggi sappiamo almeno il 20% dei tumori sono dati da virus. Perciò queste sono tutte situazioni che sono create in una vita di studi, quindi il resto la gente non sa, i virologi non esistono. Quindi lei per chiudere la mascherina non la indossa? Ma la mascherina soprattutto in questo va per fare le rapine, sai, no? O per andare sott'acqua. Grazie, non mi sottolineo.